Casper è un gangster di Tapachula, una città in Messico. Decide di presentare un ragazzino, Benito, alla sua gang Marra Salvatrucia e lo porta dal capo gang Lil Mago. Dopo aver esaminato la sua determinazione facendolo picchiare dagli altri membri, Mago accoglie Benito nella gang e lo soprannomina Smiley. Nel frattempo in Honduras, una ragazza adolescente, Saira, viene visitata dal padre Horacio, che la invita a vivere con lui nel New Jersey e lei accetta di andare. Casper è fidanzato con una ragazza di nome Marta, che non è a conoscenza del suo vero lavoro e spesso lo interroga a riguardo, ma il ragazzo non condivide alcun dettaglio con lei. Per tenerla nascosta a Mago e altri membri della gang, Casper la incontra sempre in segreto e chiede anche a Smiley di mantenere segreta la sua relazione. Dopo aver visitato Marta, Casper porta Smiley alla base della gang e lo presenta a diversi membri. Alla base, Mago interroga Casper sulla sua recente scomparsa, ma non riesce a soddisfarlo con le sue risposte. Più tardi, Mago mostra loro un membro della gang rivale che hanno catturato e chiede a Smiley di sparargli come suo primo compito. Casper aiuta Smiley nell'esecuzione e il gesto lo rende un membro ufficiale della gang. Vedendo Smiley sconvolto per la sua azione, Mago lo calma e gli dice che il sentimento di rimpianto andrà via col tempo, ma devono proteggere il loro territorio. Mago allora si gira verso Casper e lo accusa di avergli mentito sulla sua presenza a Bombilla e lo avverte che queste piccole azioni potrebbero causargli problemi, dato che gli altri membri sono infuriati con lui. Saira, insieme al padre Horacio e zio Orlando, continua a muoversi tra le foreste, mentre Horacio le detta un numero di telefono e le consiglia di chiamare il numero se succede qualcosa durante il loro viaggio. Dopo aver attraversato il Guatemala, il trio arriva in Messico, da dove progettano di intrufolarsi in un treno per gli Stati Uniti, insieme ad altri immigrati privi di documenti. Dopo averle spiegato il percorso di viaggio, le mostra una foto della sua seconda moglie, Yesenia, e tre figlie. Le chiede di considerarle come la sua famiglia, ma Saira, arrabbiata con lui per averla abbandonata durante la sua infanzia, rifiuta di diventare parte della famiglia. Intanto Marta incontra Casper e la ragazza esprime il suo desiderio di scoprire la sua vera identità. Mentre discutono tra loro, Mago, che è appena arrivato, interrompe la loro conversazione e chiede a Casper di lei, ma lui la presenta come sua amica. Marta ancora una volta si arrabbia con lui per non aver detto a Mago della loro relazione e se ne va arrabbiata, mentre lui la insegue. Nel frattempo, Saira e la famiglia aspettano il treno con gli altri immigrati, ma vengono informati di un ritardo a causa di un incidente di deragliamento. Mentre i passeggeri aspettano il loro treno successivo, la gang di Casper organizza un incontro al cimitero. Dopo aver discusso delle loro solite attività, Mago accusa Casper di evitare le sue responsabilità e per avergli mentito su Marta. Al termine dell'incontro, Casper vede Marta che lo aspetta e si precipita da lei. La rimprovera per essersi presentata senza preavviso davanti alla gang. In seguito chiede a Mago il permesso di andare con lei, ma lui declina la sua richiesta e le offre di venire con lui. Casper guarda mentre i due se ne vanno e poi viene picchiato dai membri della gang come punizione per aver mentito al leader. Mentre cammina con lei, Mago viene a conoscenza della loro relazione e capisce che lei è la ragione dietro l'esparizione regolare di Casper. Poi cerca di violentarla, ma accidentalmente la uccide quando la ragazza oppone resistenza. Torna da Casper e gli racconta della sua morte senza pietà, dicendo che troverà un'altra ragazza. Mago poi dà una pistola a Smiley, mentre chiede a lui e Casper di unirsi a lui per la prossima missione. Dopo che il treno arriva, il trio sale con gli altri passeggeri. Non appena il treno si ferma a causa della pioggia, la gang inizia a derubare le persone dei loro soldi. Mago individua Saira tra i passeggeri e cerca di aggredirla. Casper ricorda Marta, quindi uccide Mago e poi lo spinge dal treno, costringendo Smiley ad andarsene. Tutti sul treno hanno paura di Casper e cercano di stargli lontano. La mattina dopo, due passeggeri progettano di attaccarlo, ma Saira lo salva distraendoli fingendo di vedere la pattuglia di frontiera. Intanto in Messico, quando Smiley torna con la notizia della morte di Mago, il secondo al comando della gang, El Salo, lo accusa di essere complice di Casper. Intende punirlo per tradimento e minaccia di bandirlo dalla gang, ma Smiley chiede il suo permesso di andare alla ricerca di Casper. El Salo accetta esitante la sua richiesta e le dà una pistola, mentre gli ordina di uccidere Casper per dimostrare la sua lealtà alla gang, ma minaccia di ucciderlo se si schiera di nuovo con lui. Dopo averlo mandato via, El Salo crede che Smiley non sarà capace di svolgere la missione, quindi vuole informare altri capo gang a Los Angeles in modo che possano aiutarlo. Continuando il suo viaggio in treno, Casper riceve un messaggio da El Salo, che minaccia di ucciderlo per il suo tradimento. Mentre si siede lì pensando a cosa fare, Saira si avvicina e cerca di parlargli, offrendogli del cibo. Accetta ansiosamente l'offerta e si presenta a lei con il suo nome vero, Willy. Dopo aver trascorso un'altra notte sul treno, arrivano a Veracruz, dove Casper getta via il suo telefono, sapendo che non lo userà di nuovo in quanto potrebbe aiutarli a rintracciarlo. Alla prossima fermata, Saira ancora una volta si avvicina a Casper e chiede della sua destinazione. Prima che lui possa rispondere, viene chiamata da suo padre, che la rimprovera per parlare con un assassino.
Sarah, che ha un carattere molto empatico, pensa che sia nei guai, quindi dovrebbero aiutarlo, ma l'uomo se ne va arrabbiato perché non è d'accordo con lei. In Messico, Smile incontra un'altra gang e si presenta come membro di Mara Salvatrucia e chiede la loro assistenza nel trovare Casper, al quale gli assicurano il loro sostegno e accettano di aiutarlo. Nel frattempo, Casper e Sarah iniziano a parlarsi. Il ragazzo condivide il suo desiderio di poter viaggiare in aereo e le racconta di una fabbrica di produzione di aerei in Texas che ha visitato qualche anno fa. Sarah rivela che una sensitiva una volta le disse che arriverà negli Stati Uniti con un diavolo, che lei crede sia Casper. Poiché crede alla previsione, è sicura che ce la faranno e le chiede di portarla alla fabbrica di aerei una volta arrivati negli Stati Uniti. Lei lo invita a stare con loro, ma Casper le dice che non è possibile, poiché la gang prima o poi lo troverà e lo punirà per quello che ha fatto. Mentre esprime le sue preoccupazioni, Smiley e i suoi nuovi complici iniziano a cercarlo e vengono a conoscenza della sua posizione, dato che un senzatetto conferma di averlo visto sul treno. Mentre il treno si avvicina alla sua prossima fermata, Casper, che è ben consapevole dei protocolli della polizia di frontiera a causa delle sue attività di contrabbando, consiglia a tutti di scendere dal treno e risalire di nuovo fuori dalla stazione. Le sue tattiche si rivelano utili, in quanto nota la gang che lo sta cercando. Purtroppo lo individuano e iniziano a inseguirlo, ma riesce a nascondersi e fuggire. Dopo essere tornato sul treno, diventa finalmente amico della famiglia di Sarah, ma decide di scendere dal treno mentre sono ancora addormentati. Inizia a camminare mentre pensa alla sua prossima destinazione, ma presto scopre che anche Sarah ha lasciato il treno e lo sta seguendo. Cerca di riportarla sul treno, ma è già partito. Casper si preoccupa per lei e dice che non avrebbe dovuto seguirlo, perché anche lei sarà in pericolo una volta che la gang lo troverà. Non sapendo cos'altro fare, la porta con sé e incontra la sua amica del posto, chiedendole un aiuto per attraversare il confine. Accetta di tenerli con sé per un po' e li invita a pranzare con lei. Dopo aver detto a Sarah di farsi una doccia, chiede a Casper di lei. Lui le dice che sta cercando di aiutarla ad attraversare il confine, così lei può ricongiungersi con la sua famiglia, ma lei non li crede. La donna rivela anche che il Salo l'ha già chiamata per chiederle di lui ed è sicura che la chiameranno di nuovo. Casper si fida di lei, ma la donna le dice che farà quello che pensa sia giusto. Intanto sul treno la famiglia di Sarah scopre la sua scomparsa. Orlando pensa che dovrebbero aspettarla, ma Horacio suggerisce di continuare il viaggio poiché non sono sicuri della sua posizione. Nel frattempo l'amica di Casper li nasconde nella sua auto e li porta vicino al confine, così possono salire a bordo di un autocarro. Quando sale in macchina informa il Salo di loro. Casper guarda il video di Marta mentre ricorda i tempi con lei. Poi chiede a Sarah se ha paura della situazione, ma lei esprime la sua fiducia in lui, pensando che possa proteggerla. In risposta, lui le mostra le sue cicatrici, che ha ottenuto per aver svolto diverse attività illegali per mago, ma a quest'ultimo non importa di nessuno, quindi ha ucciso l'amore della sua vita. Casper pensa che la sua vita sia già un disastro, quindi non vuole trascinare Sarah con sé, poiché la sua compagnia potrebbe essere pericolosa per lei. Attraversano con successo i controlli mentre si nascondono in macchina e scendono appena in tempo, prima che il Salo e la gang arrivano lì dopo aver ricevuto le informazioni dell'amica di Casper. Nel frattempo il treno viene perquisito dalla polizia di frontiera. Horacio cerca di scappare, ma muore cadendo dal treno, mentre Orlando viene deportato. Intanto Casper e Sarah arrivano in un campo di immigrati, dove Sarah vede un passeggero che c'era sul treno e chiede della sua famiglia, ma rimane devastata nell'apprendere della morte di suo padre. Corre in chiesa e piange, dove Casper l'accompagna e la conforta nel suo momento difficile. Dopo aver lasciato il campo, lui le chiede di promettere che andrà dalla famiglia a New Jersey per prendersi cura delle sorelline che ora non hanno un padre. Lei è d'accordo, ma si preoccupa per lui, quindi le chiede di venire con lei. Arrivano a un fiume che collega i due confini e pianificano di attraversarlo per arrivare negli Stati Uniti. Casper offre la sua macchina fotografica come pagamento al ragazzo che le aiuterà ad attraversare il fiume. Su suo suggerimento, Sarah va per prima, ma poi Casper viene trovato dal Salo e dalla gang. Cerca di scappare, ma si imbatte in Smiley che li spara senza alcuna esitazione. Sarah, che si trova a metà del fiume, prova a tornare indietro, ma urla vedendolo morire. Dopo aver trascorso la notte sulla riva del fiume, riprende il suo viaggio e alla fine arriva negli Stati Uniti. Chiama la famiglia di suo padre, mentre Orlando cerca di attraversare di nuovo il confine, e Smiley viene tatuato come membro ufficiale della gang dopo aver dimostrato la sua lealtà. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.